Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui con la nostra nuova recensione. Oggi daremo il nostro parere su Fat Princess Adventure. Sì, che Fat Princess Adventures fa parte della serie Fat Princess. Beh, sono due giochi in totale. Comunque, è sempre Fat Princess quello che c'era sulla PlayStation 3. Però questa volta è tipo proprio un riadattamento, ovvero è diventato una sorta di gioco di ruolo pubblicato da Sony come esclusiva PlayStation 4 nel 2015 e noi l'abbiamo scoperto solo di recente. Perché scorrendo il catalogo del PlayStation Now ci ha attirato, diciamo, il titolo e la copertina. Abbiamo detto vabbè dai, facciamo una prova. Prima di tutto ci è piaciuto perché si può giocare in coop locale. Vabbè, anche online, con un massimo di 4 giocatori. Il vecchio Fat Princess, quello che conoscevo io, era una sorta di battaglie online casuali con altri giocatori, forse nemmeno in coop locale. Quindi io, vedendo che questo era in coop locale, mi sono detto, ma sarà una cosa molto simile, solo un po' più storia che si fa in due. Però non mi aspettavo che invece era proprio bello, un gioco di ruolo soprattutto, molto interessante. Il gioco parte che appena trovate il menu davanti potete creare i vostri personaggi, così come abbiamo fatto noi, ci siamo creati io, mi sono creato io e tu ti sei creata tu. Sembrava un po' la personalizzazione di Phoenix, ti ricordi che danno nomignoli pure ai vari cambi, come era da Immortal Phoenix. Comunque la personalizzazione è fatta molto bene, molto somigliante i personaggi. In stile cartunoso però. Sì, vabbè, quello certo, però molto, molto belli. E poi potete scegliere anche la classe una volta che avete finito di personalizzare il personaggio. Si può scegliere tra mago, guerriero, ingegnere e arciere, mi sembra. Sì, sono 4 classi. Non so se ne dimentichiamo qualcuno. No, mi pare di no. Comunque mi dava l'impressione un po' dei cartoni tipo americani, tipo sai, Mucca e Pollo. Vabbè sì, tipo i Griffin per esempio. Esatto, sì. Perché anche l'umorismo è molto, a parte perché il gioco è leggermente splatter, però come l'originale Fat Princess buttano un sacco di sangue che poi vabbè fa tipo come se fosse crema. Beh sì, infatti sembra quasi marmellata, non dà molto il senso del sangue, visto che ci sono anche le fette di torta per recuperare salute, dà tipo un senso di fragola marmellata. Comunque il gioco, per intenderci, almeno per come l'ho visto io, ecco, andiamo a vederlo così, è una sorta di Dragon Age, tipo Dragon Age Origins, però fatto in versione cartone animato, perché comunque funziona proprio allo stesso modo, perché anche in Dragon Age, quando tipo io sceglievo magari il guerriero e c'erano altri personaggi maghi, ci stavano le battaglie, tutti quanti che buttavano questo sangue a destra e a sinistra, poi nei filmati, per esempio, il guerriero era sporco di sangue, il mago no, e quindi qua era proprio identico, era molto ispirato, diciamo. Beh, c'era la cosa di poter cambiare classe in qualsiasi momento, tipo c'erano dei punti, tipo nei checkpoint, che si poteva cambiare classe e selezionare un'altra, però noi siamo rimasti con la nostra classe fissa dall'inizio alla fine. Sì, perché l'abbiamo giocato, a parte il primo gameplay che avete visto qui sul canale, l'abbiamo giocato completamente in live. Il gioco è abbastanza corto, più o meno 5-6 ore. E poi ovviamente lo caricheremo presto tutto sul secondo canale, quindi se l'avete perso in live potrete recuperarlo lì, anche se le live sono disponibili per tutti su Twitch. Il gioco comunque penso che rende veramente tantissimo in coop, almeno in due giocatori, perché secondo me in uno rende poco, visto che infatti Princess ci sono questi due regni, il regno rosso e il regno blu, che sono sempre in guerra con queste due principesse da con ordine della figlia, no? E noi in questo caso, essendo in due, uno era un guerriero rosso e l'altro era l'altro soldato blu. E quindi diciamo la cosa era ben alternata. Invece se erano di più, forse eravamo due, tipo in tre, due rossi e uno blu, era un po' sparato. Mi sembra che si può giocare fino al massimo di 4 giocatori. Sì, fino al massimo di 4, sia locale che online. Poi ci sono anche altre modalità che non abbiamo provato, però sono tipo battaglie online casuali e cose così. Il gioco inoltre può essere rigiocato con difficoltà maggiori, che già normale è abbastanza tosto. Sì. Cioè in realtà per l'80% del gioco no, è quasi facilissimo, però sul finale ha uno sprint di aumento di difficoltà notevole. Infatti l'ultima battaglia è stata molto tosta. Beh, poi anche i boss erano molto molto facili da fare. Una volta scoperta la strategia si sconfiggevano facilmente. Sì, perché non erano classici boss da attaccare e basta. Erano delle mini strategie. La maggior parte hanno soprattutto che dovevate attivare un potere caricando una barretta e in quei secondi della durata potevate colpirlo soli. Altri invece chiedevano magari che gli buttare un determinato oggetto addosso per renderli vulnerabili. Comunque non è strategico chissà che, però aveva il suo perché.
Beh, allora, come hai detto, graficamente il gioco è molto carino, in questo stile cartunoso che è lo stesso poi dei vecchi Fat Princess, del vecchio Fat Princess. Beh, però fatto un po' meglio, tipo più in 3D. Vabbè, giustamente sì, poi comunque lì si parla di PlayStation 3 e qui parliamo di PlayStation 4. Il gioco è del 2015, quindi difficilmente ci aspettiamo un seguito, anche se lo vorremmo, perché comunque è stato un bel gioco. Poi non so, penso che ai giorni d'oggi non sarebbe tanto politically correct. Ah no, vabbè, il fatto già solo la cosa di Fat Princess, che di questa principessa Fat, anche se ovviamente per quanto nel vecchio Fat Princess c'era solamente questa principessa che voi la dovete fare ingrassare dandogli da mangiare la torta, in modo che voi avete rapito la principessa dell'avversario, la mettiate all'ingrasso e quindi i soldati che se la volevano riprendere, tipo per soccorrerla, non riuscivano a trasportarla perché era troppo grassa, però lì dimagriva anche la velocità della luce. Infatti più non mangiava, più diventava magra. Qui invece è un po' diverso, perché le principesse sono grasse proprio eternamente. Inoltre voi, i due protagonisti, potete mangiare la torta per recuperare salute. E una volta raggiunto il limite della salute, che erano casuali, perché tipo il guerriero mi sembrava tipo 8 cuori. Io ne avevo solo 4, infatti morivo di continuo. Però una volta che completate, che avete mangiato un pezzo di torta e siete al massimo della salute, ingrassate di colpo, quindi una sorta di trasformazione, diventate più giganti. Avete anche più cuori. E vabbè, fate degli attacchi molto più potenti, però sempre a mani nude. Non importa se siete maghi o altro, siete sempre a mani nude colpite, quindi diventate proprio devastanti. Ci sono anche delle missioni secondarie carine. Alcune sono un po' tipo la classica cosa, vai in giro, trovi l'oggetto e lo riporti. Altre però sono particolari, tipo parla con uno, spiega una situazione. Niente di che, niente di impegnativo, però erano simpatiche. La storia è proprio standard. Beh, la classica storia di salvataggio di principesse. Sì, prima dovete salvare le principesse e poi salvare il regno da questa forza maligna che lo sta attaccando, e quindi due regni che di solito stanno sempre in guerra loro, questa volta collaborano per sventare la minaccia. Nulla di che, ovviamente il gioco, il punto forte è il gameplay. Forse un peccato, come detto, è che dura veramente poco. Ci aspettavamo almeno un'altra 3-4 ore in più. No, infatti dura 5-6 ore. Questo sì, un po' scarso di longevità, perché per come è fatto l'idea era molto carina, però la mappa è abbastanza piccola in questa sorta di open world, si può dire, è comunque un'area molto grande da visitare, puoi girare dove volete, quando volete, e la storia vi indica dove andare in alcuni punti. Comunque è carino. Il gioco noi l'abbiamo, mi sembra che l'edizione fisica non esiste proprio. Lo potete acquistare in digitale o comunque è disponibile, come detto, o gratuitamente, incluso con l'abbonamento al PlayStation Now, come l'abbiamo giocato noi. Quindi se magari siete abbonati e volete fare un mese di prova, potete tranquillamente giocarci, perché tanto, come detto, il titolo dura poco, anche in una settimana lo finire. Vabbè, pure di meno se ci giocate assiduamente. Comunque per noi il gioco diciamo, è promosso. Promosso perché è stato un gran bel titolo. Ci ha intrattenuto poco, perché appunto dura proprio poco, cioè dura 5-6 ore appunto. E non ci ha spinto comunque a rigiocarlo in nessun modo, perché comunque dovevamo solo ripetere l'avventura, pur cambiando classe non abbiamo avuto quella cosa di volerla cambiare per rigiocare. Alla fine in quasi tutti i giochi di ruolo che facciamo tu fai mago, io faccio guerriero, quindi bene o male rimane sempre così la cosa, non avevamo modo di dire cambiamo, facciamo tu arciere, io ingegnere. Però comunque, come detto, è stato un bel titolo, soprattutto perché era una cosa completamente inaspettata. Se siete curiosi di vedere altre scene del gioco, trovate il gameplay qui sul nostro canale e fateci sapere se già lo conoscevate, questo Fat Princess Adventures, o se l'avete conosciuto adesso grazie a noi. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!